capita quasi in tutte le famiglie, prima o poi davvero con una diffusione enorme, di avere un problema penale di carcere, fino a quel momento non si capisce. Dopo purtroppo quando si capisce è troppo tardi e si è disperati. Ed è per quello che veniamo a già stufarvi nelle scuole, di modo che magari ci si formi una coscienza un po' prima che non quando serve. Perché la leggenda metropolitana è: il processo serve a capire se uno è colpevole o innocente, certo, innanzitutto. Ma deve garantire soprattutto i diritti di quello che innocente non è, perché è solo così che ci distinguiamo dalle dittature, ci distinguiamo dai governi che noi riteniamo incivili, proprio perché non danno le garanzie, ma quello che sbaglia. Perché se uno non sbaglia è chiaro che ha tutti i diritti, questo lo capisce chiunque, di essere trattato bene. Quando uno sbaglia, che bisogna garantire che però venga trattato con civiltà e umanità. Adesso vi facciamo vedere, sono dei pezzi di un film, che poi vi spiegherà Andrea. E lo guardare come se avessi fatto un giocattolo. Non possiamo. Dove va? Siamo uguali a quelli che giudichiamo. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un film che... Che cosa racconta? Michael Douglas è un giudice che a un certo punto nell'esercizio della sua funzione si sente evidentemente frustrato perché pensa di non riuscire a fare giustizia e allora viene introdotto da un altro amico giudice in questo sistema di giustizia privata che si riunisce un numero di giudici che avete visto seduti attorno a quel tavolo, che riprocessa privatamente, diciamo, quei soggetti che dal loro punto di vista sono stati ingiustamente liberati o assolti, pronuncia una nuova condanna, questa volta una condanna a morte, e la esegue. Dopodiché, avete visto cosa succede, due di questi condannati a morte che vengono considerati inequivocabilmente colpevoli, si scopre che in realtà probabilmente, come viene detto, c'è il dubbio, non sono colpevoli. Nonostante questo, quel tribunale decide comunque di eseguire la sentenza di condanna a morte e a quel punto Michael Douglas, con questa frase, sottolinea la distanza e il passaggio fondamentale del film, cioè noi a questo punto siamo uguali, non siamo diversi da quelli che giudichiamo. Poi il film finisce con Michael Douglas che denuncia tutta questa cosa e via dicendo. Quello che voi avete visto ovviamente è un caso limite, è il meccanismo narrativo con cui si semplifica la questione per far sì che voi e che lo spettatore, noi possiamo avere una reazione. Questo lo dico perché evidentemente qui il caso è un caso, l'esempio che viene fatto con il film di Michael Douglas è portato all'eccesso, cioè c'è solo quella prova viene esclusa. Nella realtà, diciamo, soprattutto in Italia, la questione è un po' più complessa, le indagini sono più articolate, non esiste il principio che esiste negli Stati Uniti per cui se una perquisizione è illegale la prova è illegale. Ma al di là di quello, che sono, ripeto, i meccanismi narrativi che vengono utilizzati, quello che a noi interessa è quello che viene messo in scena, cioè quello che ci viene raccontato. Cioè ci viene raccontato un sentimento che è del giudice, ma è anche poi di tutti noi e soprattutto delle vittime, dei familiari delle vittime, dei parenti. E cioè il sentimento di frustrazione, perché si ha l'idea che giustizia non venga mai fatta, e da questo sentimento di frustrazione si fa conseguire l'idea della giustizia a tutti i costi, della vendetta e nel caso specifico della giustizia sommaria, perché questa è giustizia sommaria. Il punto è che il meccanismo che viene ricostruito in questo film è evidentemente la negazione di qualunque idea di civiltà, democrazia in cui ognuno di noi, immagino, si augura di vivere quotidianamente. Questo perché?
perché quella è la reazione che ognuno di noi può avere in una situazione di quel tipo. Cioè, quel sentimento di frustrazione che conduce alla giustizia sommaria e che ci fa pensare che la giustizia sommaria sia la soluzione è la negazione della regola che noi ci siamo dati nel momento in cui abbiamo deciso di vivere in società civili. Prima Silvia vi ha spiegato che anche dal punto di vista delle pene le società si sono evolute. Tanto per essere quello che vi diceva prima, la legge del taglione è stato un enorme progresso per l'umanità. Perché prima della legge del taglione, cioè prima di questo principio di proporzionalità, per cui se tu mi cavavi un occhio, io ti cavavo un occhio, se tu mi cavavi un occhio, io potevo sterminarti la famiglia. Quindi da quel punto di vista, pur nella quella che oggi non così, in maniera così evidente, ci può sembrare un'esagerazione, la legge del taglione è stato un passaggio che comunque ha portato un progresso in quell'idea, cioè nell'idea che la giustizia spetti prima di tutto a noi, cioè che sia un fatto personale, e che giustizia significhi necessariamente che il male deve essere combattuto con un male uguale se non superiore. A un certo punto le società civili hanno detto no, noi dobbiamo sottrarre a voi, a noi, l'esercizio della giustizia. L'esercizio della giustizia aspetta lo Stato, perché è lo Stato che assicura a tutti noi di poter vivere in una società democratica e quindi lo Stato si arroga, si prende questo diritto, questa responsabilità, sottraendola a che cosa? Sottraendola a quelle che sono le normali umane frustrazioni, desideri di vendetta che fatti di questo tipo possono condurci. Questo vale ovviamente per chi viene sottoposto a un giudizio perché è innocente, nonostante sia innocente, ma vale a maggior ragione per chi viene sottoposto a un giudizio da colpevole, perché lo spartiacque, il muro che noi abbiamo deciso di erigere tra... Non so chi di voi guarda Game of Thrones, il gioco dei troni, è un telefilm che racconta di questa, questo mondo misto medioevo, magico e via dicendo, completamente selvaggio, allo sbando, dove la giustizia è diciamo esercitata senza alcun tipo di regola. Ecco, noi abbiamo deciso di mettere un muro nel momento in cui ci fa comodo e ci fa piacere vivere in una società ordinata, abbiamo deciso che è lo Stato che si occupa di fare le indagini, reprimere il crimine, celebrare i processi e soprattutto comminare ed eseguire le pene. Nel momento in cui un imputato viene condannato, è come se lo Stato vi dicesse: signori, a questo punto voi potete andarvene, non c'è più niente da vedere, perché l'esecuzione della pena spetta a me Stato, di cui poi ovviamente noi tutti siamo parte. Questo non significa che noi non possiamo avere un atteggiamento critico verso quello che succede, però significa che accettiamo la regola fondamentale che ci è stata spiegata in precedenza, ovvero se la pena secondo Costituzione è una pena che retribuisce, quindi colpisce, perché la pena deve avere comunque una sua parte retributiva, perché evidentemente non possiamo pensare che chi viene condannato da solo, autonomamente, in un percorso critico, arrivi a stabilire di avere sbagliato. Probabilmente per molti è così, per alcuni non è così. Ma l'altra parte della pena è la parte rieducativa. Quello che ci è stato detto è un interesse di tutti, perché è una parte che ci riconsegna delle persone che un domani tornano a stare tra di noi, ce le ritroviamo accanto, e allora è un nostro interesse che quelle persone ritornino completamente reinserite e rieducate. La giustizia sommaria, la giustizia per vendetta, è la negazione di tutto questo, quindi è la negazione di questo percorso, è la negazione degli stessi principi che governano la società in cui noi siamo e in cui comunque, finché è ordinata e tranquilla, ci fa comodo stare. Nella
filmato voi avete visto una cosa, cioè, e qui vi ho detto, è una semplificazione, perché nella realtà non è difficile che accada una cosa così macroscopica, però il significato di quel racconto, cioè c'è una prova che viene esclusa, quelle due persone vengono liberate, a quel punto si scatena quel meccanismo vendicativo e sulla base di quel meccanismo vendicativo non arriviamo ad Hammurabi, andiamo prima del codice di Hammurabi e quindi queste persone devono essere eliminate dalla faccia della terra. Dicevo, quel meccanismo, se quella regola fosse stata considerata per quello che è, cioè il recinto entro cui noi possiamo esercitare la giustizia per evitare che accadano quelle cose, cioè che a un certo punto vengano, si arrivi all'esercizio della giustizia sommaria, beh, quella regola capiremmo che viene posta a tutela non tanto della persona e non solo della persona che in quel momento è sottoposta al processo, perché diciamocelo, l'innocente o comunque l'essere umano sottoposto al processo si trova a doversi confrontare con un potere che è immensamente più forte di lui, cioè la quantità di mezzi che lo Stato può mettere in campo nel momento in cui decide di celebrare un processo è praticamente inarrivabile per il comune cittadino, perché ovviamente per la repressione del crimine giustamente lo Stato si dota di mezzi e di uomini tali da essere in grado di quel crimine, quando è grave, quando è pesante, reprimerlo. Però voi capite che nel momento in cui si instaura un'indagine o un processo, quel peso per il comune cittadino, innocente o colpevole, non ci interessa in questo momento, diventa insostenibile. E allora lo Stato, siccome è consapevole di questo, decide che perché un processo sia un processo democratico, ci devono essere delle regole rigide. Delle regole rigide che vanno rispettate a garanzia di tutti. E non dimentichiamoci che queste regole che noi oggi potremmo percepire come dei cavilli o delle regole che sono a tutela del colpevole, sono regole che oggi a noi vanno bene perché viviamo in una società in cui più o meno i valori fondanti della società sono valori che condividiamo. La Costituzione, e poi vedremo parlando dell'articolo 111 della Costituzione, la Costituzione italiana è stata fatta dopo che si è usciti da una dittatura. In quella dittatura non è che non ci fossero delle leggi, c'erano delle leggi e si pretendeva che quelle leggi fossero applicate, ma quelle leggi nella totalità dei casi violavano i diritti fondamentali che tutti noi oggi consideriamo essere quello che ci spetta come minimo diritto di libertà, di espressione, di movimento. Quindi le regole che vengono poste a presidio del processo, è chiaro che per Costituzione tendono alla presunzione di innocenza e di non colpevolezza, per cui si applica il principio che si chiama del favor rei, nel dubbio assolvo, ma questo non significa che è un sistema sbilanciato a favore dei colpevoli, significa che è un sistema che ha scelto nel dubbio di tutelare gli innocenti. Quindi nel momento in cui noi capiamo e entriamo nel meccanismo di queste regole, capiamo anche che pur di fronte a esagerazioni, come in realtà sono queste di questo film, il punto di partenza, il punto fondamentale per noi deve essere che non possiamo pretendere per la nostra frustrazione e per il nostro desiderio di vendetta di tornare come società a essere una società preistorica o, nella migliore delle ipotesi, la società del codice di Hammurabi. Il punto che adesso invece passo a Federico è quello che avete visto in questo film, che cos'è? È che a un certo punto tutti sono convinti che questi siano colpevoli, perché la televisione ha passato una certa notizia, perché sui giornali si scriveva una certa notizia. Sono io negata che ho fatto partire qualcosa che non dovevo.
chiaro che quando voi avete, quando voi di solito leggete sul giornale o sentite in televisione notizie relative a un processo, queste notizie vi influenzano. Il problema è che non influenzano solo voi, spesso influenzano anche i giudici. Sul punto lascio la parola a Federico. Il filmato lo vuoi? Allora, nel momento in cui ho parlato con Andrea nei giorni scorsi e mi ha chiesto, ti occupi tu di fare due parole in merito a quella che, la, che definiamo la spettacolarizzazione del processo. Ci siamo scambiati veramente due battute e sono emersi anche degli esempi che possono essere fatti e che possono essere portati. Esempi concreti. Il primo di questi è l'esempio di Enzo Tortora, questo signore. Nel momento in cui personalmente abbiamo fatto questo, diciamo così, questo appello al signor Enzo Tortora, che io personalmente non ho mai conosciuto chi era, era un conduttore televisivo degli anni 70, 60, 70, che nell'83, nel giugno dell'83, quando avevo 4 anni e mezzo, per cui non sapevo minimamente chi potesse essere, è stato arrestato. È stato arrestato perché ritenuto inserito in un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Addirittura gli veniva contestata un'associazione a delinquere il cui reato fine era lo spazio di sostanze stupefacenti. E qual è l'immagine che nel momento in cui io dico Enzo Tortora, mi viene detto Enzo Tortora, mi si propone? È questa immagine. Questa immagine, non perché è qui adesso, ma perché è così, perché è l'unica immagine che abbia mai visto di Enzo Tortora. È l'unica immagine di Enzo Tortora che oggi ancora viene riproposta e che dall'83 ad oggi continua ad essere riproposta. E che cos'è? Forse, se non ha una sigla di questo riferimento, ma non importa, la stessa cosa. E qual è questa immagine? È l'immagine di un uomo di mezza età, lo vedete, completamente con il volto che risulta essere un mix tra tensione, paura, sconcerto. E qual è la situazione in cui si trova? Questa, la situazione in cui si trova ammanettato e scortato da due carabinieri. Ovviamente nel momento in cui c'è stato questo arresto c'è stato subito uno scalpore incredibile. Ovviamente la stampa, le televisioni hanno iniziato a scrivere, a parlare, addirittura c'erano delle, non so se delle dirette, delle registrazioni, comunque intere giornate dedicate alla situazione di, del signor Enzo Tortora. Perché? E si è creato questo mostro, questa figura. Qual è il problema? Che poi nessuno, ancora oggi forse, riesce a individuare. Problema fino a un certo punto. Che questa persona che dopo essere stato arrestato, è stato in carcere, è stato agli arresti domiciliari, alla fine è stato assolto. Alla fine è stato assolto, ma comunque il mezzo mediatico, la fotografia, sbattuta sui giornali, sbattuta in televisione, e che ripeto ancora oggi si propone, è sempre questa. È sempre la fotografia di una persona arrestata. Nel momento in cui voi doveste parlare con i vostri genitori, i vostri nonni, con il fornaio, con il giornalaio, dovreste dire chi è Enzo Tortora. Sicuramente nessuno dirà mai è la persona che è stata sottoposta ad un processo dopo aver scontato anni di carcere, è stato ritenuto non colpevole, è stato prosciolto, e addirittura chi lo aveva indicato come persona coinvolta è stata a sua volta incriminata per reati di calunnia commessi nei suoi confronti. L'immagine che comunque tutti quanti ricorderanno sempre è questa. È quella di un uomo invanente. E questa è la potenza del mezzo mediatico. Il mezzo mediatico ha la capacità persuasiva di farvi intendere quello che effettivamente vuole essere inteso, vuole essere fatto intendere. Se una persona, ripeto, adesso pensa a Enzo Tortora, lo vede ancora in questo modo, incatenato, ok? La potenza del mezzo mediatico si è, come dire, non voglio dire, ma comunque si è portata fino ai giorni nostri. Andiamo a prendere degli ulteriori esempi. Andiamo a prendere l'esempio del caso di Meredith Kercher, Amanda Knox e quant'altro. Tutti sanno che cosa è successo, giusto? È l'omicidio di Perugia, di quanti anni fa? 6, 7, 5, non lo so. Fatto sta che noi per 6, 7 anni abbiamo continuato a vedere che cosa? Immagini di queste persone, fin dal momento del loro arresto,
la stampa, la televisione, che cosa dicevano? Ecco, una volta che sono stati arrestati, presi i due amanti killer, giovani amanti killer, e poi ovviamente su questo la stampa ha continuato a ricamare, la televisione ha continuato a creare, sono stati individuati, creati, non lo so, dei programmi televisivi interi che dedicavano la ricerca, diciamo così, una sorta di processo parallelo per capire perché dovevano essere loro, con qualcuno che forse diceva no, non sono loro, fatto sta che comunque c'erano questi pool di esperti che alla fine ci hanno donato e ci hanno consegnato un processo parallelo, un processo mediatico. Qual è stato anche qui l'epilogo di questo procedimento? Sono stati entrambi assolti. Il problema qual è? Che nessuno di noi ricorderà mai queste due persone come persone che sono state assolte. Tutti noi ricorderemo sempre queste persone come le persone che erano stati gli amanti diabolici, che nel corso del gioco erotico hanno ammazzato una persona. E questo perché? Perché questo è il messaggio che attraverso i media ci è stato portato e ci è stato comunicato. E questo perché? I media, alla fine, sono assolutamente consapevoli della loro potenza, della loro capacità persuasiva. E quello che interessa non è arrivare a tutelare la persona, a individuare che effettivamente chi è sottoposto ad un processo sia effettivamente garantito in ogni suo passo. Quello che interessa è creare lo scoop, quello che piace dire guarda, sangue, droga, non lo so, omicidio, gioco erotico, tutte queste cose, no? Che alla fine portano alla creazione di un sistema parallelo rispetto a tutto quello che effettivamente è il procedimento penale. Se vogliamo andare oltre con gli esempi, questo, come dire, tentativo mediatico di creare, di costruire dei procedimenti paralleli. Procedimenti paralleli che hanno però come origine, badate bene, spesso e volentieri delle mere presunzioni che nemmeno hanno una rilevanza processuale. Perché se anche solo consideriamo il fatto che nel corso delle indagini preliminari nessun atto è accessibile, ma nemmeno i difensori, allora uno si chiede sulla base di che cosa create, costruite, individuate il colpevole, lo additate e create addirittura delle asserite prove, asserite nel senso di create, inventate, individuate così casualmente, quando nemmeno si sa quali siano gli elementi che possono essere in mano a chi sta investigando sull'argomento. Questo sistema è, a mio modo di vedere, addirittura esploso, è arrivato a dei livelli eccessivi. Andiamo a fare un ulteriore esempio. Bossetti, io non so assolutamente niente di quel processo. Bossetti è il caso di Iara, processo di Bergamo. Io non ne so nulla. Quando mio nonno mi chiedeva, ma tu che cosa ne pensi? Io cosa dicevo? Non penso assolutamente un tubo, perché io non lo so. È stato lui, non è stato lui, come faccio a sapere? Che cosa ho in mano per dirlo? Niente. E deve essere questo il punto di partenza di tutti quanti. Non abbiamo nulla, non sappiamo nulla, aspettiamo che chi, la giustizia, deve fare il suo corso, arrivi ad una conclusione. Tornando a quello che è invece la creazione, la volontà di creare un sistema parallelo mediatico, nel caso di Bossetti è dettato da che cosa? Da quel filmato, per esempio, che non aveva forse nessuna rilevanza nemmeno processuale, che è emerso essere stato manipolato e contraffatto per far vedere che il furgone di Bossetti era passato più di una volta in un certo punto, giusto? Sbaglio? Ripeto, da quello che ho capito io non ha nemmeno una rilevanza da un punto di vista probatorio all'interno del processo questo filmato, credo, non lo so, ripeto, sono qui, ne so quanto voglio. Ma qual è il problema? Che la giustificazione che è stata fornita nel momento in cui è stato chiesto conto del motivo per il quale questo filmato è stato fatto era solo ed esclusivamente dovevamo darla alla stampa. Cioè siamo arrivati addirittura ad un sistema che crea a fianco di quella che è la giustizia reale, a tutela di tutti quanti, noi per primi, addirittura una giustizia mediatica che però ha sempre come obiettivo quella di creare lo scoop, il momento drammatico. Perché è questo che porta audience, è questo che porta, come dire, ad aumentare gli ascolti. Arrivo ad un ulteriore esempio, un esempio che nulla ha a che vedere con quello che è il sistema penale e il processo penale. Proprio ieri il mio collega di studio, non è penalista, è un civilista,
e mi dice: sono stato a fare le analisi ieri mattina in poliambulanza. Voi sapete chi c'è andato? Non lo so. Dove ci sono, diciamo così, gli sportelli, i laboratori per le analisi, ci sono dei maxi schermi. E la mattina c'era un programma in corso. E questo collega mi ha detto, non so se voi sapete, c'è una delle notizie degli ultimi tempi, è la notizia relativa a quel padre, mi sembra, che ha, come dire, separato dalla moglie, divorziato dalla moglie, non so, non mi interessa, che ha un figlio di 28 anni. Questo mi è stato raccontato, questo è quello che ho avuto modo di leggere. Ha un figlio di 28 anni, che a 28 anni non aveva ancora finito l'università, ma non è che non aveva ancora finita, non aveva praticamente, era forse a metà, a 28 anni forse poteva anche finire un pochino prima. Arrivato a questa età ha deciso di iscriversi e di ripartire da zero presso un'altra università. Questo padre allora che cosa ha detto? È andato dal giudice, visto che quando delle persone sono separate, divorziate, ci sono delle condizioni di separazione per cui il genitore, in questo caso il padre, è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia, al mantenimento del figlio, che cosa ha fatto? È andato dal giudice, secondo quelle che sono le regole processuali civilistiche, per chiedere una modifica delle condizioni, dicendo: giudice, io sono 28 anni che mantengo mio figlio, adesso è arrivato a 28 anni, adesso addirittura ho deciso di cambiare università, vediamo di cambiare qualche cosa, diminuire, togliere il mantenimento, anche solo per dargli una svegliata. Ed è una procedura assolutamente regolare, no? Si chiama modifica delle condizioni di separazione. Torniamo al discorso della televisione e del programma televisivo che veniva in quel momento proiettato. Quello che era il titolo della notizia non era padre chiede la modifica delle condizioni di separazione, è padre denuncia il proprio figlio per non pagare gli alimenti. Voi capite come sia distorta l'informazione. L'origine, la base è quella, ma nel momento in cui viene comunicato qualche cosa che deve attirare l'attenzione. Perché mia zia che guarda la televisione e dice una cosa del genere, mi chiama e dice: mi hai sentito quello, ha denunciato il figlio. Non ha denunciato nessuno, non ha fatto proprio nulla. Per cui quello che io mi auguro, non perché oggi abbiamo parlato, è che voi abbiate la capacità e l'attenzione di leggere davvero i messaggi che provengono sia dalla stampa che dalla televisione, perché sempre spesso e volentieri questi messaggi sono dei messaggi che, ripeto, travisano. E c'è un altro discorso da fare: nel momento in cui si richiede di non sbattere in prima pagina le persone arrestate, la persona che è stata indagata, è a tutela certo della persona, ma non solo della persona, è a tutela anche dei suoi familiari. Perché? Perché dico questo? Chi è il, faccio l'esempio, fratello di Raffaele Sollecito? Non sarà Gianni Sollecito, sarà il fratello di quello che era stato arrestato per l'omicidio di Amanda Knox, no, di Pierre. Avete capito? Per cui la macchia, il bollo, il marchio che nel momento in cui si arriva con certe accuse sui giornali, ok? È un marchio che poi si diffonde su tutta la famiglia, ma non solo, anche la famiglia delle vittime o la vittima stessa spesso e volentieri risulta essere una vittima mediatica delle informazioni, perché vengono anche lì soprattutto in prima pagina questioni personali, vere o presunte che siano, che alla fine nulla hanno di rilevante ai fini effettivamente processuali.
interessante di quello che avete appena visto è questo. Guardando quelle immagini, ed è qui che può sta il punto, perché il punto non è che evidentemente la giustizia sia un meccanismo che fatta solo ed esclusivamente per condannare degli innocenti. Il punto è un altro. Tornando a quello che dicevamo, voi avendo visto questo filmato, la cosa che colpisce è che voi avete visto immagini di persone diverse. Però secondo me non vi ricordate o non è così immediato ricollegare alle immagini di quelle persone chi è stato condannato e chi è stato assolto o chi tra quelli non è stato ancora condannato. Il senso di tutto questo ragionamento è essenzialmente questo, cioè in una società in cui l'indagato e l'imputato godono per costituzione della presunzione di non colpevolezza, noi ci dobbiamo sforzare perché quella presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva sia una garanzia effettiva per evitare di arrivare a un momento in cui, siccome li abbiamo visti per 200 volte dappertutto, ne abbiamo sentito parlare, quella presunzione gliel'abbiamo, diciamo, sottratta perché noi ci siamo fatti una nostra idea e abbiamo una nostra convinzione. Cioè, perché quelle immagini diventino intellegibili e distinguibili, dobbiamo inevitabilmente esercitare l'arte del dubbio. Il processo serve anche a quello, serve a esercitare l'arte del dubbio, ma l'arte del dubbio è lo strumento critico che credo vi sarà stato conficcato in testa da quando avete cominciato ad andare a scuola. L'arte del dubbio è quella che serve anche a voi quando leggete il giornale, quando cercate di capire se la notizia che avete davanti corrisponde a realtà o meno, come quando su internet trovate una notizia e la cosa migliore è non fermarsi alla prima che trovate, magari ne cercate altri due o tre su altri due o tre siti e cercate di capire se quello che vi viene detto corrisponde alla realtà. La sostanza del processo penale è quella, cioè l'esercizio dell'arte del dubbio per arrivare alla fine di un processo e stabilire che quell'imputato è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Questo principio è un principio costituzionale, cioè è la nostra Costituzione che ci dice che deve essere così. E deve essere così perché c'è un articolo che è l'articolo 111 della Costituzione, che dice chiaramente che ognuno di noi, o meglio, che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Il giusto processo è questo, cioè è un processo in cui tutte le garanzie costituzionali vengono rispettate ed è un processo in cui certi principi che in questo articolo vengono enucleati devono essere rispettati. E allora si dice il contraddittorio tra le parti. Cosa vuol dire? Che se siamo in un processo ci sarà la mia versione dei fatti, la versione dei fatti del pubblico ministero e un giudice che deve essere terzo e imparziale che decide su questa versione dei fatti e a cui noi come società riconosciamo non solo il diritto ma il dovere di decidere secondo la legge. Perché? Perché quando voi entrate in un'aula di giustizia troverete che la giustizia è esercitata in nome del popolo e la Costituzione dice che il giudice è soggetto alla legge. Quindi la giustizia nei tribunali viene esercitata in nome nostro. Ci sono altri principi in questo articolo 111 che sono importanti, la ragionevole durata del processo, quindi che una persona non debba stare sotto processo spesso a queste condizioni per 5 anni, 10 anni. Immaginate cosa vuole dire quando voi aprite un giornale e leggete notizie relative a processi. Immaginate non solo l'imputato, l'indagato, immaginate quella famiglia che di fatto potrebbe non avere e non ha alcun tipo di responsabilità, 10 anni sottoposta a, quotidianamente all'attenzione dell'informazione che esercita il diritto di informazione, esercita la libertà di stampa, con dei limiti che spesso vengono travalicati. Quindi all'interno di questo, è all'interno di questo contesto che voi dovete imparare a leggere
qual è la funzione del processo, soprattutto perché poi, intorno al filmato, poi così lascio la parola a Silvia, ci sono anche delle situazioni che poi vi fanno riflettere. Negli Stati Uniti esistono molte associazioni che si impegnano sull'errore giudiziario e via dicendo. C'è un registro nazionale, si chiama dell'exoneration, cioè di quelle persone che sono state condannate e che oggi, grazie soprattutto alla tecnica del DNA, vengono scagionate da reati per cui sono stati condannati. Alcuni sono stati condannati a morte, la condanna di morte è stata eseguita. Ma per molti di loro, dopo 30 anni di carcere, grazie alla prova del DNA, queste persone sono state scagionate. Allora, questo registro ha trattato, io me lo sono segnato, 1700 casi. Di questi 1700 casi, 200, circa 200, qualcosa di più, 220, erano relativi a casi in cui l'imputato aveva confessato di essere l'autore del reato, per cui poi è stato condannato. La prova del DNA lo ha scagionato. Questo perché? Perché ci sono degli studi negli Stati Uniti sui fenomeni relativi, per esempio, alle false confessioni, cioè al fatto che in determinate condizioni, in determinate situazioni, un imputato, spesso con un quoziente intellettivo non molto elevato, sottoposto a determinate pressioni in determinate condizioni, confessa. 220 su 1778 sono tanti. Diciamo che anche se fosse uno sarebbe un problema, ma capite che siamo tra il 10 e il 15%. Capite bene che di fronte, e vengono scagionati dalla prova scientifica, cioè dal DNA, che è la prova regina in questo momento, capite bene che in una situazione del genere non solo il processo deve essere l'esercizio del dubbio per arrivare a una sentenza oltre ogni ragionevole dubbio, ma tutti noi dobbiamo sempre concedere all'indagato e all'imputato, comunque, nonostante quello che ci viene detto, il beneficio del dubbio. All'interno di questo recinto, e poi ve lo diremo, svolge il suo ruolo fondamentale l'avvocato. Adesso lascio la parola a Silvia. Sì, perché finora avrete pensato che noi siamo più o meno degli sbirri, nel senso lo Stato, dobbiamo far punire solo lo Stato, noi dobbiamo... È vero, però questo è il presupposto di civiltà, cioè noi privati non dobbiamo fare il far west, abbiamo delegato allo Stato di farlo, però lo Stato lo deve fare in un certo modo, e tutti noi dobbiamo pretendere che lo faccia in un certo modo, cioè con giustizia innanzitutto, appunto, non il colpevole perché innocente, e anche con civiltà ed umanità. Cioè non dobbiamo pensare che uno viene arrestato, sparisce, può essere torturato, può succedere qualsiasi cosa. No, non siamo più nel Medioevo, quindi dobbiamo sperare e pretendere tutti che, visto che allo Stato noi abbiamo delegato una cosa delicatissima, cioè di catturare, giudicare e punire i cattivi di noi, perché sono di noi, ricordatevelo, non sono altro, siamo noi, sono in mezzo a noi, a quel punto però lo Stato lo deve fare in un certo modo. E qui scatta l'avvocato, nel senso che noi arriviamo spesso a sera avviliti, perdiamo i processi, il cliente non ci paga, la segretaria è di nuovo incinta, è un lavoro duro. Io quando rivedo queste cose però mi ricordo perché l'ho scelto, mi riemoziono, per capirci. Nel senso che ci vuole un cane di guardia, la guardia che controlli il potere, cioè il potere va esercitato in maniera civile, e chi lo fa? In teoria tutti i cittadini, in specifico per mestiere l'avvocato. Tra l'altro negli ultimi anni, con le cronache nostre, penso che gli avvocati siano più o meno visti come gli avvocati di Berlusconi, cioè ricchissimi che poi vanno in Parlamento, che hanno il mono cliente miliardario, che coprono se va con la diciottenne. Ecco, Gnari, no, no, quelli sono pochi, non sono necessariamente più bravi. Berlusconi ha avuto anche avvocati molto bravi, però quelli non li avete visti in tele, quelli sono stati in aula in silenzio, quelli tromboni che andavano a parlare di oggettine in tele, ecco, non sono colleghi che dal mio punto di vista si comportano molto bene. L'avvocato normalmente è un mestiere faticoso e molto più normale.
molto più normale, proprio perché appunto non hai il monocliente miliardario che ti garantisce come fosse sostanzialmente il tuo datore di lavoro. Sei più libero perché hai tanti piccoli clienti, magari qualcuno più grosso, qualcuno più piccolo, ma il tuo nemico, lo dico fra virgolette, perché è sbagliato, nemico in realtà è avversario, è lo Stato in realtà. Cioè tu non difendi, e questo è molto importante, non solo non difendi il delinquente, meno che meno difendi il suo reato, e spesso noi invece veniamo appunto identificati come quelli che siamo tipo complici, no? Più o meno complici del loro assistito, perché lavorano, no, noi difendiamo i suoi diritti, ed è questo che io spero che a un certo punto venga capito, perché tutti li abbiamo i diritti, a tutti prima o poi può capitare. Quindi se uno di voi viene fermato per dire dopo cena ha bevuto troppo, gentilmente gli agenti fanno il loro lavoro, gli fanno fare l'alcol test, soffia nel palloncino, viene 2,20, vabbè, si piglia la guida in stato di ebbrezza. Se però quegli agenti prima ti danno una scarica di sberle, e succede, ragazzi, spesso mi è capitato di non riconoscere i miei assistiti portati in aula, tu ne fatti, ma non per aver stuprato, per guida in stato di ebbrezza. Un signore di una certa età addirittura, gli agenti hanno detto che si era buttato contro un cassonetto, è stata fatta perizia perché il giudice era molto intelligente e non gli tornava, la risposta il giudice non l'ho neanche chiesta io, il giudice ha detto no, vediamo di far perizia medico-legale sulle botte, erano colpi di anfibio, va bene. Quindi, per tornare a noi, non siamo gli avvocati di Berlusconi, nel senso del potere. Certo, lei è ripetente, credo, però vedrà che croce. Forse molti di voi avranno sentito, anche ricordi il nome di quel condannato in Norvegia che ha ucciso 75. Beh, ne volevo parlare. Bravo! Bravo, ne volevo proprio parlare, esattamente. Perché sto per leggervi un articolo breve della Costituzione che è proprio su questo tema. Quindi, appunto per proseguire il discorso che arriva a questo, comunque, noi che siamo visti come palancai, appunto, in realtà siamo visti come cani da guardia del potente, in realtà noi dovremmo essere i cani da guardia del potere, che è diverso, cioè controllare che vengano rispettate le regole di civiltà anche nell'arrestare, perché bisogna a volte arrestare, cioè io non sono qui a dire a lei tutti liberi, tutti colpevoli liberi, ho parlato con dei terroristi ragazzi che mi hanno detto per fortuna mi hanno arrestato, io non mi sarei fermato, sarei andato avanti, quindi è certo che è necessario, però un conto è trovarlo poi tumefatto di calci in faccia con gli affini, perché allora quel poliziotto è poco diverso da lui, io non lo voglio come mio rappresentante dell'ordine, io non lo voglio. Io voglio che lo blindi, anche perché, lo chiedo a voi, dopo la vita qual è il bene più prezioso? La salute. Bravo, e? Sono d'accordo. Lì, la famiglia. No, la famiglia non è un bene, la famiglia ovviamente è una formazione sociale. Restiamo in tema. Vita, tu sei vivo, da vivo. Per campare decentemente di cosa hai bisogno? Innanzitutto la salute. Ti hai detto soldi. Grande, questo lo difenderò. Prima o poi. Più prima che poi. Ragazzi, la libertà. Cosa fate senza la libertà? Dove si va senza la libertà? Ma la libertà banale. Quindi non è che si pensa di libertà davvero, è ovvio che la libertà tua finisce dove invadi la sfera di quella dell'altro, lì ti devi fermare, però quella sfera tua è importante come l'aria, perché senza la libertà, ma davvero banale, perché noi grazie a Dio ne abbiamo, ne godiamo, la diamo per scontata, forse parlare con i vostri coetanei in questo momento di certe zone anche sugli egiziani, vediamo quello che sta succedendo in Egitto, blindano decine di persone al giorno, ma anche solo per andare in piazza banalmente. Quindi la pena, la vera punizione è privare della libertà, che è un bene che diamo per scontato e non lo è affatto. Vi leggo velocissimamente l'articolo 13 della Costituzione, per me è bello. La libertà personale è inviolabile, per capirci. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per un atto motivato dell'autorità giudiziaria, perché noi dobbiamo pretendere che venga motivato, sempre.
può essere giusto, ma tu mi motivi il perché, perché appunto sono le dittature che ti prendono, ti arrestano e non ti dicono il perché. Io, se lo fai, mi devo poter difendere, mi devi spiegare perché lo fai. E questo è banale, vi sembrerà come una punizione a scuola, è banale, ragazzi, non lo è, abbiamo dovuto metterlo nella Costituzione, in molti paesi non lo è affatto. Nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza, cioè le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri, finanza, possono adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati immediatamente al giudice che li convalida o meno. Esempio, in Italia ci vuole sempre il mandato di perquisizione. Cioè, ve lo dico ma perché? Io ricevo tanti ragazzi come voi, dei vostri, accompagnati dai genitori, che hanno avuto la sfiga, tornando a casa una sera, di imbattersi nella pattuglia prepotente. Un mio cliente è stato con la morosa accanto, e vi assicuro, ragazzi come voi, è stato buttato sulla, succedette questo, sul cofano della macchina, perquisito violentemente. Tutto ciò, in Italia, ve lo dico, può sempre servire. È consentito senza un mandato, prima. Per le armi. Bravissimo, altro che difenderò. Per le armi e per droga. Sono le due leggi speciali che consentono di agire anche senza il mandato. Anche in altri casi però ci deve essere una flagranza di reato. Mentre io in casa ti posso entrare anche se non stai facendo niente a cercare armi e droga, per tutte le altre ragioni ti devo beccare che stai facendo qualcosa di sbagliato, che può essere una rapina, può essere non andiamo, sapete anche voi cosa sono le cose che non vanno bene. Però ci deve essere sempre un giudice che convalida sostanzialmente. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte alla privazione di libertà. La legge stabilisce il tempo massimo in cui puoi tenere uno in attesa di giudizio in carcere, perché da noi c'è anche questa cosa che si possono arrestare le persone se ci sono indizi molto gravi anche prima che siano condannate, quindi bisogna dare dei tetti di durata, perché se no. E è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a privazione della libertà, arriviamo a quello che ci indicava il preside, cioè Breivik ha massacrato quanti, centinaia di vostri coetanei sostanzialmente, quel norvegese rasato, nazista, che prima in Paradosolo, poi sull'isoletta è andato, ha sparato e ne ha uccisi credo 80 rotti. È ovvio che è un mostro, cioè non siamo qua, non, siamo avvocati non pazzi, quindi non siamo qua a dirvi che bravo non va punito, ovviamente no, quello va punito e va punito in maniera molto severa e va isolato dalla società, quello è pericoloso e su questo siamo d'accordo. Però adesso c'è stata una sentenza che ha stabilito che era in isolamento da tanti anni, isolamento ragazzi alienante, uno va fuori di testa e si torna quindi all'articolo della Costituzione che vi ho appena letto, cioè la pena è privare della libertà e quella vi assicuro, io credo che tutti noi a un certo punto dovremmo sperimentare qualche giorno di galera per capire cosa vuol dire, provoca un senso di claustrofobia enorme, c'è gente che sente suonare il telefonino per mesi e non ce l'ha più, c'è gente che non sente più le gambe perché non riesce a camminare, ti sembra di impazzire, non vedi la luce del sole in molti casi, quella è la pena. Aggiungere a quella malnutrizione, freddo, non possibilità di lavarsi, nel caso di Breivik era un isolamento violento, non aveva possibilità di comunicare con nessuno e uno impazzisce. L'essere umano spesso sbarella, scusate il termine non tecnico, ma perché è eccessivo ed è intervenuta la Corte di Giustizia, neanche europea, proprio un tribunale interno, a dire questo è troppo, va punito, è ovvio. Deve stare in galera, è ovvio, ma il trattamento deve essere civile. Perché? Perché se no sei come lui, se no diventi come lui, e questo è il punto, che nessuno può fare monumento all'assassino criminale, serial killer, semplicemente bisogna distinguersi da lui, quindi infliggergli un male che non sia gratuito, perché quello lo fanno veramente i delinquenti, il male gratuito, le sevizie, la tortura, sono un'altra cosa. Noi italiani non abbiamo tribunali interni così illuminati, infatti siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia è condannata con la sentenza Torreggiani, qualche anno fa l'Italia è stata condannata per trattamenti disumani nei confronti dei detenuti, questo semplicemente perché hanno calcolato che
una persona per vivere decentemente, non bene, vi assicuro, poi senza libertà non vivi bene, ma dovrebbe avere 7 metri quadri a testa a disposizione. Da noi erano in 7 in un metro quadro. Quindi l'Italia è stata condannata a sanzioni forti proprio perché l'Europa in alcune cose funziona, cioè dice: tu punisci, però devi saper punire, perché se non sai punire, allora scusami, intervengo io. E questo l'Europa su di noi l'ha fatta. La Norvegia, che è un paese più civile, l'ha fatta da solo, cioè da sola se l'è fatto interno. E tutto questo, attenzione, non è per dichiarare che quel Breivik era uno civile, il contrario, ma dimostra che chi lo punisce è civile, e lui resta punito, lui resta in galera, e ci mancherebbe. Ma voglio dire invece, alla televisione del giornale Emerso, che aveva una grande stanza, aveva il televisore, aveva, come dire, i videogiochi, però ora è impossibile, ma l'aspetto che l'hai citato non è stato per niente. Esatto, perché ci sono degli aspetti a cui non si pensano, perché facciamo questo mestiere, non è che siamo più intelligenti degli altri, semplicemente perché facciamo questo, quindi leggiamo queste cose, e soprattutto non ci si pensa a cosa possa voler dire l'isolamento. State voi 3 anni, senza vedere né parlare con nessuno. Provate, uno va fuori di testa, si fa del male, si massacra, si taglia, non ce la fa. Quindi sono forme in realtà di tortura, da noi più grossolane, perché da noi addirittura abbiamo dei mafiosi che pur ormai in stato vegetativo, uno provenzano, che certo anche lui era una iena, pare che abbia buttato i bambini nell'acido, cioè anche a me fa orrore, però questo ormai c'ha 90 anni, è un vegetale ed è ancora sottoposto al carcere duro. Sottoposto a carcere duro, cioè significa che è una specie di vegetale a cui però non danno pasti caldi per punirlo. Quindi ecco, capite che arriviamo oltre, solo che anche qui le pagine dei giornali dicono mantenuto il carcere duro per Provenzano, e io per prima direi per fortuna, cioè ha bruciato i bambini nell'acido, però non spieghi che a 90 anni un vegetale del tutto ormai inoffensivo, e soprattutto che lo privi di cose banali come davvero il pasto caldo. Questo, ragazzi, è medioevo, non è punire. Detto questo, io adesso, per affrontare l'ultimo pezzo di argomento con voi, vi farei vedere prima, però, avete sentito parlare di Genova del 2001, dei fatti di Genova. C'era una grande manifestazione, il G8, si riunivano i potenti della terra, un sacco di manifestazioni di gente che protestava, premessa, gente anche scatenata, c'erano sia i centri sociali di sinistra che i black bloc di destra, quindi quelli, diciamo, aggressivi che vanno per far andare le mani, ma c'erano anche i boy scout, c'erano le suore, c'erano i medici, c'era Emergency, c'era un sacco di gente normale, gli ecologisti e anche gente come voi, come noi, cioè gente normale che voleva far presente ai potenti della terra di non calpestarci liberamente. Lì la situazione è sfuggita dal controllo e le forze dell'ordine, come dire, si sono fatte prendere un pochino la mano. La cosa più famosa è che è morto un ragazzo, gli hanno sparato gli agenti, Carlo Giuliani, forse l'avrete sentito nominare. C'è anche un film, io non l'ho visto, non me la sono sentita, devo ancora vederlo, che si chiama ACAB. L'hai visto? Piccolo estratto dei fatti di Genova, sempre perché finora abbiamo detto che è lo Stato che deve punire, adesso però siamo passati al sì, però dobbiamo pretendere che punisca in un certo modo e non in un altro. Vorrei farvi vedere quindi qualche immagine. Sui piedi, minuto di silenzio. Thank you.
cioè avete un'idea di cosa è successo? Macelleria pura. Quindi, per concludere, noi deleghiamo allo Stato che fermi la violenza, che ripeto, io ho parlato con un terrorista che mi ha detto per fortuna che mi hanno fermato, però non può fermarla così, non deve, se no è peggio di quelli che tende ad andare a punire. E anche su questo c'è stata la condanna di molti poliziotti, c'è stata l'Unione Europea, la Corte, che ha dichiarato che questa è tortura, ma noi in Italia non abbiamo il reato di tortura, non l'abbiamo, zero, continuano a fare nuovi reatini stupidi, tipo l'omicidio stradale, che c'era già l'omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, che c'era già. Però quello l'hanno fatto così, la casalinga isterica è contenta perché dice io volevo quello. No ragazzi, l'emergenza è questa, serve il reato di tortura. Quindi, noi facciamo gli avvocati, questa lotta, diciamo, la facciamo di mestiere per cercare di opporci a che avvengano queste cose anche sui cattivi, anzi, soprattutto sui cattivi. Da cittadini però facciamolo tutti, perché dobbiamo pretenderlo, è un servizio che il nostro Stato ci deve, è un nostro diritto, quindi fatelo. E detto questo, vi molliamo.